mi stai già registrando? Sì. Ah. Il quartiere è orrendo. È molto orrendo. Il Palomme di sabato mattina è bellissimo, si trovano delle cose, la ricerca, come andare un po' a funghi e cazzo. Cambiati in meglio, direi. Differenze? Ma differenze 10-12 anni fa era un ambiente differente proprio. Era più, forse meno curato, c'era meno gestione dello spazio. Adesso è una dimensione più vivibile forse, anche non soltanto per alcune persone, ma forse per tutti. Perché prima era più tranquillo, adesso è un po' più agitato. Perché gli chiedono sovente. Perché nel sogno nostro di vecchi del Balù l'idea era quella di creare il mercato più grosso d'Europa partendo da via Milano arrivando al San Pietro in Vincoli. Era nel sogno dell'attessore. Negli anni? Diciamo fino a 10 anni fa. Era un po' diverso, era bello, era piacevole. Qua c'era tutto il mondo che veniva a vederlo. A vederlo. Era veramente piacevole, si trovava delle cose veramente interessanti. Adesso purtroppo non c'è più. Interessante sono rimasto io. Mi ricordi di 30 anni fa. Basta. Una tradizione di famiglia venire qui? Sì, perché anche mio nonno, tutti veniamo qua. Che bello! Ogni sabato ci trovate qua a Porto Palazzo. Grande! Il borgo è sempre attivo, è sempre in fermento. Ogni tanto rubano. Ma quello succede come da un'altra parte, guarda, si possono rubare qui come da un'altra parte, non è quello. Poi è ovvio che al posto di mercato ci sono i borseggiatori, c'è il ladro, ma penso che in tutti i posti sia così, nel mondo. Si vendono anche le barzellette. Ah, sì? Il mio tempo adesso qua sono 15 euro adesso. Siamo appassionati di questa roba. La squadra ufficiale di scacchi del quartiere? Sì. Lui capo. Secondo. E terzo. Terzo è andato via, fumo grasso. Il mercato era tutta un'altra cosa, il mercato qua era nato dai vecchi ferramieu che arrivavano quasi tutti dall'alta montagna, dalle parti di Cuneo, quindi erano tutti conoscenti, li conoscevano tutti, c'era l'interesse di vedere la merce veramente quella che era. Adesso purtroppo con l'integrazione che ci sono stati il mercato è cambiato. Poi c'è l'amicizia con tutte le persone, non conta che sono, dipende se è rumeno, se è marocchino, se è cinese, se è un'amicizia che si forma qua, diciamo. Qua vengo ogni sabato a vendere. Cosa vendi? Vendo della roba vecchia, quelle cose lì, ma si trova bene perché trovi amici, scherzi con la gente, è bello, dai. Io sono incazzato nero perché c'era una poltrona lì che mi piaceva un botto e sono andato via, sono tornato e me l'hanno fregato. Mi dispiace tanto. Guarda, prima di tutto fiori. Wow. Ma a me mi piace tanto. Sì. Ma guarda, io oggi sono qui per comprare delle pelli per ripellare dei giambelli. Ah. E quindi sono solo dai senegalesi, normalmente sono da nessun'altra parte. Poi questa, che per cagnolini, vedi? Oh, proprio, li metti il mangiare, poi gira, metti il tempo e loro sanno che si apre e si va a mangiare. Fanno Polaroid di quando arriva mia, dai. No, niente, è sempre stato, diciamo, un po' un mio sogno averla, eh. Non potevo mai averle, quindi adesso l'abbiamo trovata a caso, così, girovagando. Beh, non è andata bene, dai. Ma a me piace venire qua perché si trova veramente di tutto. Ci sono un sacco di oggetti che raccontano anche delle storie. E dato che io faccio la scrittrice, ogni tanto trovo qua delle cose molto interessanti, come lettere, cartoline, testimonianze di storie del passato. Poi sono una appassionata di libri, e quindi qua i libri si trovano anche a 50 centesimi, che io ci vengo da tantissimi anni, sarà 20 anni che vengo. Arrivederci. Caldo pazzesco, io vi saluto quindi perché si sta flosciando tutto qua. Un bacio e un abbraccio. Ciao. Vabbè. Ciao, grazie. Okay. Ciao ai amici.
caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le gonne nere.